perdoni che non ho avuto ancora il piacere di conoscere. Ecco, allora, almeno questo. Veramente, veramente saremmo stati cacciati assieme, professore e allievo, dal centro sperimentale. Ne sono più che sicuro. Stavo dicendo che, perché Stefano mi ha chiesto a che cosa potevamo legarci noi. Il film che vedrete, non tutti l'avete visto in originale qui, questa sera, è un film con gli attori che recitano con le loro voci in quel momento che non è così facilmente ripetibile poi. Ma noi dobbiamo immaginare che cos'era il linguaggio di Sordi, la comicità di Sordi, nell'Italia bacchettona degli anni 50. Cioè lui sembrava un pazzo ed era un genio, come spesso succede ai geni di sembrare dei pazzi. Era anche bravo, ma era evidente che si vergognava come un ladro a stare su quella pedana. Ormai anch'io sono anziano, è chiaro che molti mi chiedono: ma perché non hai fatto l'attore? Perché... E la risposta è quella di Andrea Camilleri. Diciamo che noi ci siamo allenati, in questi 10 anni abbiamo fatto cinema con pochi fasti e l'abbiamo fatto sempre più decentrato. Ma c'era come una specie di gap, no? Di vuoto, e il centro sperimentale era quella possibilità lì. Finalmente stiamo andando avanti, perché noi siamo ancora al medioevo rispetto alla cosa, ma noi andremo avanti. Io non direi nuovo linguaggio cinematografico, ma direi nuovo modo di comunicare attraverso l'immagine. Anche un'amica di Felice, che era Mariangela Melato. C'è una bellissima intervista a Mariangela, mi ha fatto molta tenerezza. Mariangela che parla di me, dice: come dice il mio ragazzo Renzo Arbore, ero io. Poi ha detto: forse lo conosci anche tu. La presentazione del portale del cinema muto. Vi aderiscono, come Cineteca in particolare, il Museo del Cinema di Torino, partner storico della Cineteca Nazionale, la Cineteca di Bologna. A illustrarlo sarà la dottoressa Maria Assunta Pimpinelli. All'epoca discussi molto con i miei due referenti, all'epoca c'era Grazzini, ma c'era anche un altro, dottor Laura, e mi dissero: Gaudino, o lo finisci da solo o il film non si fa. Però era anche uno che conservava le sue pellicole, che a un certo punto faceva mettere nei propri contratti che una copia del film da lui interpretato gli sarebbe stata regalata, donata, e poi se le rivedeva nel teatro o cinema che aveva lì nella sua villa a Via Druso. Ricordo papà in un centro sperimentale chiaramente diverso, dove c'era una porta dove c'era scritto palestra scherma, si apriva e c'erano due che probabilmente dovevano fare un film di cappa e spada, eccetera. Salutiamo tutti coloro che auspicabilmente ci stanno guardando, è una presentazione molto diversa dal solito. Siamo alla Casa del Cinema e siamo qui per presentare il nuovo numero della rivista Bianco e Nero. Di solito presentiamo questi numeri in una Casa del Cinema affollata, piena di persone, invece questa sera le sedie sono tutte vuote, siamo solo noi.